Ciao ragazzi! C'è anche lei, live reaction di Milan-Lecce. Questa è la partita della verità, o meglio, la partita della conferma. Perché il derby l'abbiamo vinto e siamo tutti felici. Però se stasera non vinci, non è servito mica niente vincere il derby. Quindi mi aspetto questa sera la prestazione. Vediamo. Partiti! Attenzione Rebic, Mamma mia! voleva fare il gol dell'ex. È vero che nel Lecce c'è Rebic. Oh. Ma perché tu guardi questa partita? Dillo, dillo al pubblico. Perché ho ben tre giocatori del Milan in campo, potevo averne quattro, ma il quarto non giocava. Non lo dirò adesso, insomma. Ah, addirittura vuoi mantenere la sorpresa. Sì. Quindi quando segnerà il Milan, se segnerà, se la vedete un po' così, se la vedete fare, perché probabilmente quello è un suo giocatore al fan. Esattamente. Contro Emerson Royale. Possiamo dire che non è mio Hai Emerson. contro Emerson Royale. Fu così, primo gol in Serie A di Emerson Royale. Guarda, probabile. Dorgu, ti ho messo in panca, quindi per favore. Ormai tutto si basa sul Sai quei fantacalcio. giocatori del fan abbiamo questa partita? Morata sei pelato. Oddio, Che cazzo ha fatto pensavo si Morata? fosse fatto biondo Morata dalla distanza, invece si è pelato. Che brutto, ma perché si è fatto pelato Morata? L'ha presa proprio Morata con la pelata. Ma Morata non è pelato. perché? Fa proprio male. Ma poi ce li hai i capelli, Ma non è che certo che non ce ce li li ha, hai. vai, voglio. Attenzione! Urco! Che occasione! Dal nulla, oi. Veglia però, sembra una palla innocua. Rebic per Krstovic. Krstovic dal nulla l'aveva messa proprio nell'angolino. Meno male che Maignan è andato un po' in ritardo, per un attimo, non lo so, ci ha ragionato un attimo, no? Occhio, eh. Appena passata la statistica che Lecce è la seconda squadra con più tiri in questa Serie A dopo il Cagliari. Molto curioso, terza c'è proprio il Milan. In effetti sono partiti comunque già provandoci due o tre volte in questi primi 10 minuti. Vediamo se la testa pelata di Morata è aerodinamica per i calci d'angolo. Magari si è tagliato il posto. Se segna adesso vuol dire che ha fatto la scelta giusta. Ah sì, glielo dici. Provavo a indicargli la via del passaggio. Fofana che prova a tirare da casa sua. Non sono cose che ti competono, Fofana, per favore, fai le cose che ti competono. Sesso e gabbia, sesso e gabbia. Come sesso e gabbia, sesso e gabbia. Sesso e gabbia, sesso e gabbia. Porco Giuda, abbiamo tolto uno come Calabria che non sa crossare per mettere uno come Emerson Royal che non sa crossare neanche lui. Oh, di là, Emerson, dove vai? Mamma! Ecco perché Lecce è la squadra che tira di più in Serie A. Questo ogni volta che si avvicina alla porta, Tirano. sì, basta che arriva nei 25 metri, tira, 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 non tira subito. Però poi ora entra. Speriamo non stasera. Questi cross a giro sul secondo palo, basta Leao, basta questi cross a giro sul secondo palo. Uguale. Sempre la stessa cosa, non funziona mai, ma fai qualcosa di diverso. Oh, questo Rebic un po' troppo. Ce l'ha il canino Il avvelenato. canino appena. Un po' troppo fa quello che gli pare su quella fascia. Guardala ancora. Mamma mia. Fino a ieri neanche si ricordava più di essere un calciatore oggi. Dai, Sì, però 30 minuti. 30 minuti manca un'occasione da una, Mi chiedo tanto, una. Sarebbe ora di creare qualcosa, voglio dire. Eccola! Eccola! Ciao Giava! Buongiorno! Oh Madonna con quella palla! Allora Giava che adesso fa gol il Milan, La gol di Milan, il tuo pronostico si avvera. No, lei ha detto pareggio, quindi.
Allora non si è vero. Allora niente pappa. Se fa gol il Milan e poi fa gol il Lecce, allora pappa. La cross è Roma. Hai acceso il motore, già, hai acceso il motore. Oh, questo, oh. Questo è lo Zampino, occhio, su, no, non mi leccare. È un cilindro, guarda. Ora la frustata, vai Leao, saltalo. Uno contro uno. Fallo. Edoardo che mette il corpo, fa ostruzione. Dai, dai, punizione, dai. Questo, dai, dopo un primo tempo di nulla, un gol da calcio piazzato. Eccolo! Eccolo, l'ho detto! Morata! Alvaro! Morata! Vediamo se la testa pelata di Morata è aerodinamica per il calcio. Secondo voi ce l'ha il fantacalcio? Vuoi un'altra bella notizia? Sai chi ha fatto l'assist? Teo Hernandez! Che c'è anche quello! Teo, vai già, esulta! Una Sara che si stava per addormentare con questo più 4 si risveglia. Grande! Portagli la ciabatta, Giava, prendi. Grazie, Giava, grazie. No, la prendi, dai. Dai allora. L'ho detto, dopo un primo tempo insulso, la palla piazzata. Bel gol di Morata, eh. Gran bel colpo di testa, era difficilissimo. Vedi che la pelata gli ha portato fortuna. La pelata aerodinamica, l'avevo detto. Si è pelato per quello. Se hai i capelli, questo andava un pelo alto, anziché far traversa gol, faceva traversa fuori, ve lo dico io. Così. Vai a prendere la tua pallina. Guarda la tua ciabatta. No, vai a prendere la tua pallina. Su, Giava, l'esultanza per il gol è passata. Calmiamoci, calmiamoci. Puoi risultare se c'è un altro gol, dai. Calma, calma. Calma. Detto questo, grande cosa, grande movimento, grande forza. Mi bacino. Dammi un bacino. Grazie. Merda, che salto. Oh, bravo Leao. Oh, oh. Vieni Giava. Vieni Giava, un altro gol per la Sara. Un altro gol per la Sara. Mamma mia, da un primo tempo insulso 2-0 adesso, incredibile. Ci ha sbloccati. Ci ha sbloccati. Tutto merito dei suoi giocatori al Panta. Ringraziate grazie, lei. Grazie. Cioè, due gol e un assist in due minuti hai fatto, eh? Pazzesco. Tra l'altro, chicca, questa giornata al Fanta sono contro il mio ex. Boom! Massacrato. E lo stai facendo pentire, eh? Lo stai facendo pentire. Buono? Sì, buonissimo. Bella la palla di Leao, però. Bella assist di Leao. Mamma mia. In questa coda. Pa, 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 ba, ba, bam. Pa, ba, 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 bam. Oh, Morata ruba il pallone! Morata! Morata! Per Ebrapolo! No! Non ci credo! No, non ci voglio credere! Ancora Ebram! No! Vabbè. Eccolo! Pulisic! Cazzo, ce l'ho contro il pandacalcio! Lo stesso, dai! Mamma mia! Oh, ma che è successo in topina del primo tempo? Di tutto! Questo è stato il destino che non voleva far fare altri gol ai giocatori della Sarri. Alla fine il destino ha voluto che l'ha fatto quello che c'avevo contro io, Pulisic. Già, perché il mio terzo giocatore è Ebram. Sta per fare Morata e assist, Ebram su assist di Morata, credo. Già, ma è tutta una gioia sto finale di primo tempo, è tutta una gioia, sì, tutta una gioia. Sì, ma lei vuole solo la pappa. Adesso gliela diamo a fine primo tempo. Se l'è magnato bene col gol Ebram. Poi due volte, perché gli è arrivata di nuovo la palla. Se l'è magnata anche il secondo. Cosa ti avevo detto prima della partita? Comunque ti ho detto, tra Morata e Ebram davanti, qualcosa ti fanno sicuri sta partita. Oh Leao, oh Leao, Leao, Leao è scivolato, Teo, no! No, Teo, no! Cioè, sto fine primo tempo lei è uscito no. Dal campo completamente, potevamo fare anche il quarto. Che gol si è magnato anche qua Teo, pure Leao è scivolato quando doveva tirare, mannaggia lui. Era stato bravo a recuperare il pallone. Ok, da un primo tempo insulso è diventato un primo tempo dominato, cioè dominato. Gli ultimi 5 minuti sono bastati per averlo dominato praticamente. Era 0-0. No, non solo era 0-0. Prima del Milan, il Milan non aveva mai tirato in porta, non aveva avuto neanche un'occasione.
dal gol di Morata abbiamo giocato solo noi praticamente. Veramente come un gol può svoltare una partita. Va bene, meglio così. Ma io sono appena accorto che non ho messo la maglia del Milan. Oh mio Dio, forse era quella che portava male. Forse l'aveva anche nel derby, quindi. No, no. Sono io il tuo portafortuna. Brava, allora devi vedere più partito. No, scherzo, il derby non l'ho visto. Fine primo tempo, fino a 7 minuti fa avrei detto mamma mia che brutto primo tempo da parte del Milan, e invece bastati 5 minuti ed è finito in gloria questo primo tempo. Bene così. Iniziato ora il secondo tempo, per come si è messo il primo tempo negli ultimi minuti, il secondo tempo dovrebbe essere niente più che un allenamento. Sarebbe bello per una volta non prendere gol. Sarebbe bello. Mamma mia, Morata è veramente in conferenza stampa di presentazione, aveva detto correrò come un cane, è vero, è dappertutto, recuperare le palle anche in difesa. Finisce la partita di Morata che stava correndo come un assassino e non ne poteva più probabilmente. Entra Loftus-Cheek al suo posto, che quindi farà la finta seconda punta, molto finta nel suo caso. Bravo Loftus, tutto Loftus, Madonna Santa Leo, io ste cose non le posso... A me vi dovete spiegare sta cosa di Leao. Certe volte dà dei palloni illuminanti difficilissimi come l'assist per Teo, che è veramente col contagio. Poi fa delle robe come queste. Merda, c'è da dentro l'area, non so se vuole accrossare a tirare, l'ha sparata al terzo anello, ma ogni scambia i piedi durante la partita ogni tanto, non riesco a capire. Uè, vai Teo in aria, Teo per... Ma Dio santo Leo, vai Loftus! Ma c'è uno che sa tirare in sta squadra? Ma Dio santo, ma... Cioè, prima Teo per Leao e ha ciccato il tiro. Poi la palla è arrivata Loftus che l'ha stoppata, ha tirato e ha ciccato il tiro. Ragazzi, ma veramente. Comunque che con l'Inter ci ha mangiati un sacco di gol. Oggi sta 3-0 e quindi chissà a un certo punto. Però è andarci una regolata, questi gol sbagliati. Bravo Gabbia, mamma mia, Matthew Cage. Da quando ha segnato quel gol all'Inter ormai ha acquisito una nuova consapevolezza. Il nuovo Van Dijk. Molto mamma mia, i cross di Emerson Royal, se possibile, sono peggio di quelli di Calabria. Cross direttamente nel fallo laterale dall'altro lato. Guarda Chukwueze come mi fa gol dalla panchina. Dove minchia gliela mette? Oh! Mamma mia! Loftus-Cheek ha fatto un cross e è andato sulla traversa. Alla Rangers. Se facevamo anche gol su un cross sbagliato, vuol dire che oggi proprio era la nostra giornata. Secondo voi sta facendo la ola o sta asciugando lo smalto? Scegliete. Oh! Mamma mia, il palo ho preso! Palo del Lecce. Sono anche un po' sporco. Questa volta... Ah, fuori gioco. Era fuori gioco sul palo, ma dal replay ho qualche... Era proprio il pelo, eh. Se era fuori gioco era di mezza scarpa, quindi... Diciamo meglio che ha preso il palo, dai. No, esce Teo. Esce Teo con la disperazione della Saramadai, ti ha fatto un gol e un assist, meglio di così. Te dici, meglio se ci sono padani. C'è pure modificatore difesa, la voglia poi tutti i... Cosa curiosa è che entrano Jovic e Bartesaghi, tra l'altro 75esimi abbiamo già usato tutti i cambi. Vedi, anche non si rompa nessuno negli ultimi minuti. Esce anche Ebram, sono usciti tutti i tuoi giocatori. Ah, ok, allora sì. Non abbiamo più la nostra musa ispiratrice dei gol. Ci sei o non ci sei? Sono, dai. Mi farà asciugare lo smalto tanto, quindi non posso fare niente. Anche a 14 minuti, dai, finiamo sto allenamento qua. Bartesaghi è scivolata su palla, ma poi anche... Ma come rosso? Cartellino rosso. Ma dai, ma scusa, però questo non è da rosso. Perché? Bartesaghi, il giovanotto che è appena entrato, ma poveretto. Ma scusa, ha preso prima la palla e poi meno che il piede non era alto. Ah, ma mi sembra un po' eccessivo. Non che cambi granché in sta partita perché è l'80esimo, però. È su 3-3. Ma è basso però il piede, dai. Ma ha preso prima la palla, però. Scusami. Adesso Marelli dice anche intervento brutto, capito? Ha preso prima la palla, il piede era basso, per me è da giallo questo, non è da rosso, su.
Per me questo è da vedere revisione VAR e togliere il rosso. A mio parere, la per il povero Baltesaghi soprattutto, dai. Ben entrato. Io non sono d'accordo, per me questo è palla da giallo. Non è da rosso. Cioè, ha preso prima la palla, di solito quando si prende prima la palla si tende un se prendeva... L'intervento è brutto però. Se prendeva prima la palla e il piede era alto così sullo sfinco, allora ti posso dare ragione. Però il piede era basso, cioè prendeva la palla e il piede basso, dai, su, giallo, ma che rosso. Se anche questo è rosso. Io non sono d'accordo. Che parata! Mignan. Meno male che questo l'ha stoppata malissimo. Era fuori gioco, avevo tutte le azioni pericolose del Lecce, alla fine però fanno sempre prendere un colpo. Esatto, alla fine è sempre fuori gioco. Dai, che è importante chiudere a zero, anche in 10 uomini. Rafforza la difesa, chiudere a zero un'altra partita senza subire gol, pure in un uomo in meno. Mamma mia, Leao, ne ha saltati tre. Vai Leao, non fa la solita cazzata fine azione, chiudila bene stavolta. La respinta di Falcone. Eravate in tre. Eravate in tre. Piuttosto che calciare da lì potevi passare, almeno una calciata in curva, dai, da qualcosa. Ed è finita, ce l'abbiamo fatta a non prendere gol, incredibile, anche in 10, dai, buona notizia questa. Sono stati quei 5 minuti del primo tempo terribili a ribaltare tutto. Bene così, ridendo e scherzando, il Milan in questo momento è primo in classifica. Così, insieme al Torino, aspettando le altre, però. Pazzesco il calcio.